Bene, bene, ci sono, ci sono! Arex! Che c'è, Vastadore? Sei pronto? Pronto, pronto a fare cosa? Ma come cosa? Gli scherzi telefonici! Ah, sì, sono pronto, sono pronto, sono pronto! Bene, da chi iniziamo? Non lo so, da chi vogliamo iniziare? Pensiamo... Iniziamo da Fimone! Da Fimone? Ma lui ci casca subito, non è giusto! Appunto, ci sarà da divertirsi! Va bene, iniziamo da Fimone! Dai, dai, chiamiamo Fimone! Ecco qua! Sta squillando, sta squillando! Shh, zitto, zitto, zitto! Pronto? Ha risposto, ha risposto, ha risposto! Parla di qualcosa! Di qualcosa tu, no? Ma perché io? Non dovevi parlare tu? No, parla tu, parla tu! No, parla tu, io non so che dire! Nemmeno io so che dire! Ok, parlo io! Pronto, chi è? Ma come pronto chi è, Arex? Abbiamo chiamato noi! Ah, giusto, giusto! Pronto? Arex, Vastatore? Oh, cavolo, ci hai riconosciuti! Certo, perché tu sei stupido! Ma non è colpa mia! Sì, che è colpa tua, questo scherzo è partito malissimo! Pronto, chi parla? Ah, zitto, zitto, forse si è dimenticato che siamo noi! Certo, Vastatore, perché Fimone soffre di perdita di memoria a breve termine! Arex, sei tu? Ah, cavolo, ci hai riconosciuti di nuovo! Oh, mannaggia, che sbadato! Vabbè, parlo io, sta zitto! Sì, forse è meglio! Pronto? Parlo col signor Fimone? Vastatore! Ma come ha fatto a riconoscermi? Ma tu devi cercare di modificare un po' la voce! Giusto, giusto! Pronto? Chi parla? Beh, io sono... Arex, suggeriscimi, chi sono io? Cosa? Che ne so? Cavolo, non so cosa dire! Io sono una coccinella, di una coccinella. Una coccinella, ma che cavolo dici? Non lo so, la prima cosa che mi è venuta in mente. Io sono di chi sei, Paolo Bonolis? Sono Paolo Bonolis. Arex, la vuoi smettere? Che cavolo mi stai suggerendo? Arex, va da dove siete voi? No, io sono sono Godzilla, dai. Dillo, sono Godzilla. Sono Godzilla. Godzilla, ma che cavolo dici, Arex? Sei Godzilla. Sì, sono Godzilla. Ma chi ci ha creduto? Wow, signor Godzilla, che piacere conoscerti. È un piacere anche per me. Volevo dirti che... Certo che ha una voce strana, signor Godzilla. È una voce molto particolare. È per questo che io non parlo mai nei film. Perché temo di essere preso in giro. Come sto andando, Arex? Stai andando benissimo, Vastatore. Sei proprio convincente. Stavo dicendo che dato che mi prendono tutti in giro per la mia voce, mi sto sempre zitto. Però sì, sono io Godzilla. Mamma mia, sono davvero novato. Un momento, ma con chi parlo? Con Godzilla. Con Godzilla. Ciao Godzilla, che piacere conoscerti. È un piacere anche per me. Volevo dirti. Ma come mai hai quella voce strana? Ma te l'ho appena detto. Ma io soffro di perdita di memoria a breve termine. Ho questa voce perché volevo dire, ho questa voce perché Arex, perché ho questa voce? No, non lo so. Di semplicemente che non parli mai perché te ne vergogni. Ok. Io non parlo mai perché mi vergogno della mia voce. Ah, ho capito. Ma quindi chi sei? Sono Godzilla! Cioè, volevo dire, sono Godzilla! Ah, sei Godzilla! Ma hai una voce strana. Niente, si è fissato con la voce. Sì, ho la voce strana, però ecco. Scusa, ma chi parla? Sono Godzilla! Basta, Vastatore, chiamiamo qualcun altro. Sì, infatti, non è divertente fare gli scherzi telefonici a Fimone. Arek, Vastatore, siete voi? No, io sono Godzilla. Godzilla? Ma come mai hai questa voce strana? No, io non lo sopporto più, cioè è assurdo. Non sono fatti tuoi, ok? Ok, scusa. Che è il telefono? Oh cavolo, è Spike. Ehi, di qualcosa, di qualcosa. Sono Godzilla. Godzilla? A me sembri tanto Vastatore che fa la voce da sfigato. Cosa? Oh, per bacco ti ha sgamato. Ho indovinato, vero? Ok, basta, chiudiamo la chiamata. Ma no, potevi continuare, eri credibile come Godzilla. No, lasciamo perdere Spike, chiamiamo qualcun altro. Chiamiamo qualcun altro e chiamiamo Pato Mauro. Ok, chiamiamo Pato Mauro. Ecco qui.
Sta squillando! Shh, zitto! Pronto? Cavolo, non so che dire. Parlo io. Ok, non rovinare tutto però. Pronto? Sì, chi parla? Io sono un operatore di telemarketing. Telemarketing, Alex, telemarketing. Di telemarketing. Telemarketing. Sì, e cosa vuole? Voglio venderle un prodotto. Voglio cucinarti un risotto. Voglio venderle un prodotto, Alex, ma che cavolo dici? E ti porto anche dei mici. No, Alex, zitto, stai dicendo un mucchio di cavolate. E ti porto anche un sacco di patate. No, Alex, zitto. Ma che c'è, passatore, sto andando bene? No, non stai andando bene per niente. Ma sto dicendo per filo e per segno quello che mi stai suggerendo. No, stai stravolgendo tutto quello che ti dico. Avanti, impegnati. Ok, allora, eccomi, sono sempre io, l'operatore di telemarketing. Telemarketing! Oh, sta zitto, bastatore! Sì, e cosa vuole? Voglio... Digli questo, voglio venderle la casa più bella del mondo. Voglio venderle un dinosauro dal sedere rotondo. No, ma cosa? Vabbè, lascia stare, allora, digli, ti voglio vendere una bicicletta. Voglio farti la ceretta. Ma no, cavolo! E te la faccio col cavolo. Ma sei sicuro? Sicuro, bastatore? Alex, taci, fai parlare me. E va bene, parla tu. Parlo col signor Pato Mauro? Sì, sono io. Salve, sono un operatore di telemarketing e volevo sapere se... Alex, bastatore, piantatela, ho capito che siete voi. Ah, cavolo, come ho fatto a scoprirci? No, vabbè, ma è impossibile, siamo irriconoscibili. Noi non siamo Alex e bastatore. Sì, vabbè, ciao. No, non riattaccare! Ah, cavolo! Anche questo scherzo è andato malissimo. Ma com'è possibile? È tutta colpa tua, Alex. Mia? E perché? Dici sempre una marea di cavolate e non sai essere per niente convincente. E dai, bastatore, ma mica è colpa mia! Vabbè, adesso chi chiamiamo? Chiamiamo Velocimarco? Chiamiamo Velocimarco. Ecco. Sta squillando! Zitto! Pronto! Non so che dire, parla tu, Alex. Parlo di nuovo io, ok? Bastatore, aiutami, suggeriscimi. Ma se ti ho appena detto che non so che dire. Pronto! Io sono... La voce, Alex, la voce. Giusto. Io sono... Sono il grande spaventoso King Kong. Sono uno che gioca a ping pong. Ma no! Quindi? Quindi volevo chiederti... Digli che hai bisogno d'aiuto e ti serve un'ambulanza. Cosa? Digli che hai bisogno d'aiuto e ti serve un'ambulanza. Io ho la panza. Un'ambulanza, Alex, un'ambulanza. Ah, un'ambulanza, ok. Mi serve un'ambulanza. Ma se ti serve un'ambulanza, perché non hai chiamato l'ambulanza? Ah, perché? Perché non ho chiamato l'ambulanza, bastatore? Perché non sapevi il numero? Non so il numero. Alex, finiscila, lo so che non ti serve un'ambulanza. Ma certo che mi serve un'ambulanza. No, aspetta, io non sono Alex. Niente da fare, Alex, ti sei fatto sgamare anche questa volta. No, aspetta, possiamo ancora rimediare, zitto. Io non sono Alex, io sono mio fratello. Ma che cavolo dici? Taci. Quindi tu sei tuo fratello? Sì, sono mio fratello. Quindi sei bastatore? Sì, sono bastatore. E sai una cosa? Adesso ti sbrano. Ma che cavolo fai? Io non parlo così. Certo che parli così, non lo vedi? Sono uguale. Ah, povero me. Dicevo, sono bastatore. Volevo farti sapere che... Ah, finiscila, Alex, non ho tempo da perdere. No, non sono Alex, sono mio fratello bastatore. Sì, ok, ciao. No, oh no, ha riattaccato. Mi sa che siamo delle schiappe a fare gli scherzi telefonici, bastatore. Tu sei una schiappa. Dai, facciamo un altro tentativo. Con chi tentiamo ora? Tentiamo con Nonna Sauro. Sì, infatti lei ci cascherà subito, sicuramente. Vediamo un po'. Facciamo così, ecco fatto. Sta squillando. Zitto.
Pronto? Pronto? Chi parla? Sono un affascinantissimo dimetrodonte. Che te ne pare, Alex? Sì, bell'idea! Vorrei tanto fare la tua conoscenza. La mia conoscenza? Perché mai? Perché ti ho vista su YouTube e penso tu sia una dimetrodonte proprio affascinante. Oh, lo pensi davvero? Ma certo, penso che tu abbia una vela davvero... Seschi! Sexy, hai una vela davvero sexy. Oh, così mi fai arrossire. Ci sta cascando, Alex, ci sta cascando. È vero, funziona. Sì, è vero. E quindi volevo chiederti se ti andrebbe di vederci per un caffè. Oh, ne sarei lusingata. Era da tanto che non uscivo con un bel giovinotto. Tu sei una dimetrosaura fortunata. E immagino che tu sia un dimetrodonte molto speciale. Oh sì che sono speciale, sono molto speciale, non sono come gli altri dimetrodonti. E immagino che tu sia tanto speciale da somigliare ad un tirannosauro viola con la felpa arancione. Esatto, ma... Un momento, ma come va a saperlo? E magari hai anche un fratello di nome Arex. Ma che cavolo? Ma dinosauro! Cosa? Ma è qui! Sorpresa! Vi è piaciuto lo scherzo? Quale scherzo? Noi stavamo qui a farci i cavoli nostri stavamo contando i fili d'erba. Esatto, stavamo contando i fili d'erba. Certo, come no. Non siete molto bravi a fare gli scherzi telefonici, fatevelo dire. Ma non eravamo, no? Va bene. È tutta colpa tua, Arex, sei una schiappa a fare gli scherzi. Oh, sta zitto, bastatore, questa volta sei tu che ti sei fatto sgamare. Ma tu guarda, noi volevamo fare uno scherzo a Nonnasauro e alla fine è stata lei a fare lo scherzo a noi. Dura la vita, Ah, sta zitta, la prossima volta andrà meglio, me lo sento. Ah, beh, auguri. E niente, bene ragazzi, il video finisce qui. Mi raccomando, fateci sapere cosa ne pensate di questi scherzi telefonici andati male. Diteci se volete un altro video simile, magari proviamo a fare altri scherzi telefonici. E magari proveremo ad impegnarci di più. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!